Chi è Psiche e di cosa si occupa? Allora, Psiche nasce nel 2006, è una cooperativa sociale di psicologi e collaborano con noi mediatori familiari e altre figure nel campo della salute mentale, neuropsichiatri infantili e psichiatri. Si occupa di fornire servizi per il benessere psicologico della persona. E tra le sue principali attività è un centro clinico di psicologia rivolto alle persone, alle famiglie e a tutti coloro che hanno bisogno di uno spazio di ascolto e consulenza. È una serie di progetti riabilitativi. Qual è la vostra filosofia di lavoro? Allora, la psiche mette al centro la persona e al centro di ogni tipo di progetto e servizio. Il nostro gruppo di lavoro si ritrova insieme a progettare i servizi che riguardano la persona, quindi le consulenze psicologiche, tutti gli interventi clinici e tecnici, terapeutici, vengono in qualche modo riportati dal terapeuta che incontra la persona e condiviso un progetto che viene poi ripresentato al cliente. Stessa filosofia nei servizi che vengono messi a disposizione o di altre cooperative o di soggetti privati o delle istituzioni pubbliche che vogliono sviluppare con noi questo tipo di progettazione, quindi sempre al centro la persona, la sua relazione e i suoi contesti di vita. Avete progetti in atto? Uno dei progetti che ci vede più attivi è Mettiti nei miei panni, grazie anche alla collaborazione della Fondazione Dal Monte di Bologna e Ravenna, che ha come obiettivo quello di realizzare una linea telefonica per poter intercettare il sempre più dilagante bisogno di informazioni rispetto ai disturbi alimentari e capacità di proporre una serie di progetti terapeutici e un indirizzo che può essere contattato per poter segnalare attraverso una linea telefonica, una linea verde che è in fase di costituzione, per poter mettere in rete le persone che possono avere bisogno di interventi terapeutici, riabilitativi o solo una voce che li ascolti, li sappia indirizzare per poter prendersi carico di questo tipo di problematiche. Progetti futuri? E Psiche, è nata da un gruppo di psicologi e mediatori e ha voluto proporsi al contesto territoriale per offrirsi sia come un centro per la psicologia clinica, ma anche vuole in qualche modo sviluppare la sua rete di collegamento con le altre cooperative sociali e anche riuscire a stabilire possibilità di contatti con l'ente pubblico per fornire in compartecipazione dei servizi sempre più qualificati per la cittadinanza. Quanto è importante, secondo lei, la collaborazione tra pubblico e privato in campo sociale? Si va sempre più verso una direzione nel quale il servizio pubblico da solo non sarà in grado di fornire tutti i servizi che una popolazione, un contesto come il nostro richiede, quindi sarà sempre più importante riuscire a sviluppare delle convenzioni. Noi speriamo che anche dal punto di vista dell'attenzione all'aspetto psicologico e relazionale si possa costruire un rapporto, una serie di convenzioni con il pubblico in modo da costruire ponti sempre più efficaci di presa in carico terapeutica e di ascolto ai bisogni della cittadinanza, anche dal punto di vista psicologico e relazionale. Chi avesse bisogno dei vostri servizi, come può contattarvi? Per tutte le informazioni può consultare il sito www.psiche.it.